casa non mi va per niente, ma ci devo andare o qui divento demente. Come devo fare? Non posso mica rimanere senza sigarette, senza avere da fumare mai. Avere da fumare mai. Senza avere da fumare mai. Appena fuori casa lo sai chi ti vedo, la signora gazzettino che mi punta da dietro. Troppo tardi amico, sei stato colpito, indicato, giudicato sotto i colpi di quel dito ormai. I colpi di quel dito ormai. Sotto i colpi di quel dito ormai. Senti figliolo mi fa, penso che per la tua età sei messo male, non sei mica un bambino. Tutte quelle collane, quell'orecchino, sarai mica Pinocchio, sarai mica drogato. Io ti conosco da quando sei nato, ma chissà come si finirà. Io le sorrido e la lascio passare e penso a suo nipote che si fa le pere e vado via. E vado via! Il tabacchi allo scoperto io mi devo avvicinare e tutto a un tratto me lo vedo arrivare. Lo sceriffo del paese con i suoi aiutanti, che sarebbe il macellaio d'altri quattro passanti. Guai! Prevedo solamente guai. Prevedo solamente guai. Infatti ragazzo mi fa, questa è la nostra città e ne siamo fieri, non ci dare pensieri, tutte queste stronzate che ti sento cantare invece di lavorare. La sera del Palabasket Nando di Leo è stata una partita come era nelle previsioni, ricca di emozioni. La Castellana Udas si è imposta con il punteggio di 79-74 contro il Basket Ostuni. Guglielmo Serazzi, è stata una partita veramente dura nel vero senso del termine. È stata una partita dura, maschia, con tanti contatti al limite, ma è giusto che sia così. Tra due squadre forti, esperte, che vogliono entrambe raggiungere l'obiettivo che è quello della vittoria del campionato, è normale che sia così. L'importante per noi era portare a casa questi due punti, perché in casa nostra non deve passare nessuno e siamo contenti così. Senti, 5 vittorie su 5 dopo 5 giornate di campionato, è un bel record fino adesso, no? Certo, meglio non si poteva fare, naturalmente, però dobbiamo continuare a lavorare per migliorare nel gioco, perché abbiamo dei momenti di pausa e quelli non devono arrivare. Durante le partite rischi poi di buttare il lavoro che hai fatto dopo tante settimane. Grazie. Eccoci qui ancora dal Palabasket, dunque 79-74 per la Castellana Udas nei confronti dello Stoni, però c'è stato un episodio poco edificante negli spogliatoi, forse Carlo Mancini potrebbe dirci qualcosa di più. Niente, naturalmente a fine partita gli animi sono sempre un po' caldi, c'è l'adrenalina e c'è stato uno scambio di vedute, ma naturalmente senza arrivare ad altro, fra alcuni giocatori e dirigenti. Naturalmente poi si è calmato tutto. L'unica cosa che voglio dire è che un augurio a Carlo Menzione, che è uscito in barella per un problema di giramenti di testa in seguito alla botta che ha preso in campo. Quindi auguri a lui di una pronta guarigione. Senti, venendo alla partita è stata veramente abbastanza dura, era nelle previsioni della vigilia, no? Sì, nelle previsioni sapevamo che questa era una delle partite più dure. È stato un banco di prova per noi, credo di averlo superato al meglio. Li abbiamo domati tutta la partita, siamo stati avanti anche di 13 punti e quindi penso che alla fine una vittoria è meritata. Giocavamo in casa, dovevamo far valere il fattore campo, l'abbiamo fatto, va bene così, siamo soli davanti in testa alla classifica, speriamo di continuare così. Adesso tra una settimana c'è il derby. Sì, sabato c'è il derby. Come ho già detto anche nell'altra intervista, per noi è una partita come tutte le altre. Noi giochiamo una partita alla volta, cercando di mettere due punti alla volta in cascina, sperando di arrivare più in alto possibile. La forza ce l'abbiamo, la squadra è ben attrezzata,
Speriamo bene e confidiamo tutti in questi ragazzi. Perfetto, grazie a Carlo Mancini. 79-74 per la Castellano Udas sul basket Ostuni. Mimmo Siena, la notizia web.it, l'informazione a 360 gradi per la basket Nando Di Leo.